Siamo al campus scolastico, qui questa mattina è partita la grande operazione di screening sugli studenti avviata dal comune di Pesaro. Saranno coinvolte 367 classi ed oltre 8.000 studenti. Una cosa è certa, l'adesione allo screening di massa organizzato dal comune di Pesaro per studenti e personale delle scuole superiori nel primo giorno di avvio delle operazioni è stata altissima, nonostante fosse su base volontaria. Questa mattina il servizio è partito in contemporanea al campus Santa Marta e Mengaroni, ad effettuare il tampone anche l'assessore comunale Mila Della Dora, che ha parlato di grande partecipazione. Ci fa piacere perché ricordo che sotto i 16 anni non sarà possibile fare il vaccino, quindi il tracciamento resta sicuramente una delle misure fondamentali per contrastare il coronavirus. Il mio augurio è che questa operazione si possa ripetere anche nelle prossime settimane, magari in sinergia con la Regione Marche. Noi ci siamo e vogliamo continuare su questa strada. In campo per la grande operazione di prevenzione promossa dal Comune assieme ad AIL Pesaro, Croce Rossa, Protezione Civile, Aspes e Provincia, 35 tra medici e infermieri ed altri 50 volontari tra Croce Rossa e Protezione Civile. Soddisfazione anche da parte di Riccardo Rossini, preside del liceo scientifico Marconi, che ha seguito le operazioni all'interno della palestra della scuola dalle prime ore del mattino. Un'adesione che oscilla tra 80 e il 90% a seconda delle classi. E molti dei ragazzi che non hanno partecipato sono degli sportivi che lo fanno tutte le settimane, quindi ritengono inopportuno ripetere l'operazione. Questa è un'operazione da fare per garantire sicurezza all'interno delle aule, all'interno della scuola. Noi abbiamo chiesto sempre tre condizioni importanti: la vaccinazione per il personale della scuola over 45, abbiamo chiesto lo screening di massa e lo stiamo facendo in questo momento e abbiamo chiesto un tracciamento sicuro che possa isolare coloro che sono positivi. Lo screening sarà ripetuto domani, venerdì 29 gennaio, dalle 8.30 alle 13.30 al campus Santa Marta e Mengaroni. Negli stessi siti è in programma anche il secondo turno, previsto per il 2 febbraio, mentre il 3 febbraio, oltre al campus e Mengaroni, si terranno i test anche al Cecchi. Un'operazione che dovrebbe essere estesa a tutte le scuole marchigiane, insiste il consigliere regionale Andrea Biancani, che questa mattina ha voluto assistere all'avvio dello screening. Noi riteniamo che questa debba essere una priorità, se da una parte il rientro dei ragazzi in classe è una notizia veramente molto positiva, perché i dati ci dicono che stava aumentando di molto la dispersione scolastica, inoltre i ragazzi fanno veramente difficoltà a seguire. Questo rientro deve essere garantito in sicurezza a tutti i ragazzi delle Marche, quindi non solamente in alcune città, perché questa è un'attività che la Regione deve comunque garantire. Noi continueremo a sostenere questa cosa, vogliamo che vengano fatti gli screening per la sicurezza in tutte le scuole delle Marche, ma soprattutto abbiamo fatto anche una serie di altre proposte. Qualora la Regione non riuscisse a farlo nelle scuole, potrebbero essere fatte nei punti drive dove attualmente le persone si stanno già rivolgendo, oppure dal proprio medico di base, oppure facendo le convenzioni con le farmacie, con i laboratori, o meglio, di soluzioni ne abbiamo individuate tante.